innamorasse e sposasse a Varese ai tempi di Nos Veci. Nelle precedenti due puntate abbiamo parlato delle occasioni di incontro e dei primi approcci amorosi dei giovani. Con l'aiuto di speri della Chiesa raccontiamo in questa puntata e in quelle successive come si organizzava il matrimonio dalle nostre parti, almeno fino ai primi anni del Novecento. Si tratta di un curioso cerimoniale in cui si applicavano delle regole non scritte, ma difficilmente disattese, che accomunavano molte famiglie, indipendentemente dalla condizione sociale di appartenenza. Il giovane, che individuata la ragazza che gli piace, ha già fatto le sue prudenti avances e ha accertato il gradimento da parte di lei, si rivolge ad un amico più anziano perché faccia da tramezzadur, marusè, ovvero da intermediario, incaricandolo da Na a Francala di andare ad impegnarla, stabilendo così con la famiglia di lei i contatti necessari affinché il tutto abbia una veste ufficiale. L'intermediario si reca a casa di lei e, chiacchierando con i genitori, dopo alcune divagazioni su argomenti generali, finge di accorgersi della presenza della ragazza e, dopo averle fatto i dovuti complimenti, chiede ai genitori se per caso non abbiano intenzione di maritarla, facendo presente che un suo giovane assistito farebbe proprio al caso, essendo questa persona affidabile ed anche in scorta, cioè finanziariamente in buona condizione. Mentre la mamma si sincera delle intenzioni della ragazza, il padre si informa della situazione del giovane e parla con l'intermediario della parte pratica della trattativa, invitando poi l'intermediario a presentarsi in casa con il pretendente. La visita può essere effettuata in un giorno qualsiasi della settimana, purché non sia di lunedì o di venerdì. Secondo la consuetudine, infatti, il lunedì è giorno di mercato in Varese e si trattano vacche e buoi e non certo i rapporti fra i cristiani. Invece il venerdì, secondo un pregiudizio ovunque diffuso, è giornata nella quale non si deve dare inizio ad importanti iniziative. Il giorno fissato avviene perciò la visita in casa della sposa ed il futuro sposo viene presentato ai genitori. Questi parlano con l'intermediario, mentre i due giovani, seduti vicini ma sotto l'occhio vigile della madre, si scambiano occhiate e cenni di intesa. A conclusione della serata, l'intermediario chiede ufficialmente ai genitori se acconsentono al matrimonio e alla ragazza se accetta il fidanzamento, ottenendo ovviamente dagli uni e dall'altra una risposta affermativa. Nell'accomiatarsi viene fissato il giorno par na a te parola, ovvero il giorno del fidanzamento ufficiale, in cui, alla presenza anche del padre dello sposo, si fisseranno tutti i dettagli di quello che, sulla parola, costituisce un vero e proprio contratto. La madre della sposa, nel salutare il promesso sposo, usa l'antica formula «Durma vardevas vialt, kerben valcurimi». «Voi guardatevi dal male, che il bene ve lo curo io». Sentiamo cosa si raccontano due comari, Gaetano e Palmira, dai nostri buoni villici, gli speri della Chiesa, a proposito della consuetudine dell'intermediario, del sensale, nelle pratiche relative al fidanzamento e al matrimonio. Ma Disi, ma le proprie necessari per maridana tusa da vegli intermediari? Ma nulla in sci, sicura, tu res le stes, ma par. Per esempi, lui, che insciuri, san varan d'un nudar. In scambi, nunca trata, e che fai patre qual cadevan ves, decordi, le sempre l'insensal. Te che resun, le vera, e che gumpens gede a chi del matrimoni ve fa de marusè? Urso dovuto proprio le una camisa bianca, ma lur qui lì, peu, in grazia da quella faccia franca, cagan, cadè tremenda, cui bei o cui brut, traureva se marcant, lur risponda partut. Durbe parle man mia, ed urfana ganassa, che assagolan sensal, le pesce che mbeu da grassa.
Da be, quan casa parla. Da be, quan sa va in tes. Da be, par benesila. Mangia, quan sa fa spes. Na cioca ardida spus. E par quel lì, pacienza. Le quella ta giornava, nessun torna a casenza. Arrivederci e a risentirci alla prossima puntata.